questo è un altro esempio di pianta appunto scolastica, ma ce ne sono molti in questo vigneto. Nel dettaglio possiamo vedere, prima di tutto, che ha fatto nascere attraverso il metodo della propaggine un'altra pianta. Quindi rendiamoci conto dal punto di vista energetico quanto sforzo sta facendo questa vite. Inoltre vediamo tantissimo legno, è positivo in questo caso? No, perché da una parte il segnale è buono perché significa appunto di quanto la pianta viva riesca a spingere, ma dall'altro quanto spreco ci sia, soprattutto perché a che cosa ci serve tutto questo? A cosa ci servono tutti questi tralci? Andiamo a vedere quanti diciamo cornetti o candelabri si sono formati. Questo, questo e questo. Ce ne sono quattro, e questo che in un certo modo è quello che vorremmo preservare. Cosa facciamo qui? Prima di tutto tagliamo il collegamento con la propaggine e ci siamo fatti un taglio qui. Tagliamo questo qui, castelletto, che non ci serve. Questo, questo, per quale motivo? Se andiamo a vedere la spiegazione logica, vogliamo mantenere questo taglio principale, questo tralcio principale, perché da un certo punto di vista stiamo seguendo l'andamento della pianta, che qualcuno potrà dire che si muove in basso, però è troppo basso, stiamo andando contro quello che vogliamo fare, quindi sollevare la pianta, e poi dovremmo fare un taglio in un certo modo troppo invasivo, che è qui. Non va bene. Quindi manteniamo questo, manteniamo il flusso e diamo vita a questo tralcio, che possiamo piegare da questa parte, c'è lo spazio e ci darà appunto il nostro cordone. Ecco, andiamo a vedere nel dettaglio il lavoro. Quindi qui ovviamente, come sempre, pulitura prima per lasciare l'idea di quello che vogliamo fare. Quello lì poi vabbè con la motosega, questo qui appunto si pulisce tutto. Taglia corona ovviamente. Ora la pianta appunto è pulita. Andiamo a fare questi tagli in pochi. Si è un po' allenta la catena ogni tanto, bisogna stringerla. Nulla di preoccupante. Nulla di preoccupante. Perfetto, perfetto. Guardate la differenza. Ovviamente questi tralci li stiamo facendo quest'anno e rimarrà per molto tempo così. Stiamo chiedendo uno sforzo molto importante alla pianta in questo momento, ma era necessario, aveva troppo legno. Questo qui si andrà a piegare, vabbè, ovviamente ora è lungo, lo accorceremo alla nostra distanza, che più o meno sarà fino a qui, fino a questo palo, e manterremo così. Quindi facciamo in modo che la pianta appunto cresca in verticale e manterremo i due speroni, tre, dipende da quanto vorremmo qui. Ok? E cresciamo, e cresce qui la pianta. Per me ha un senso molto importante, soprattutto gli darà una nuova vita. Quindi, oltre ovviamente a vedere casi di piante molto grosse, andiamo a vedere piante magari un po' più deboli, che appunto hanno la necessità di questo intervento. Vediamo appunto qui i due, diciamo, andamenti, due speroni più grossi, e andiamo a eliminare questo qui sicuramente, perché è abbastanza debole. Se andiamo a vedere, è vero che ha tre tralci, ma non mi piace il diametro, quindi continuiamo a mantenere il flusso di questa pianta da questa parte. Potremmo fare una scelta qui da seguire appunto questo superiore, oppure questo qui, però se andiamo a vedere la dimensione del traccio, da un certo punto di vista ci piace più questo, quindi il taglio che andremo a fare sarà qui sicuramente,
questo qui, dopodiché andremo a capovolgere il tralcio verso questa parte, perché da lì non abbiamo nessuna pianta, quindi abbiamo la possibilità di farlo crescere in tutto questo filo di banchina. Inoltre, a differenza appunto rispetto all'altro, è arrivato finalmente il mastice per innesti, che vi consiglio tantissimo, soprattutto quando dovete fare questi tagli così profondi. Poi vi lascio il link in descrizione. Quindi vediamo un po'. Okay. Qui andiamo proprio a vedere anche come legarla. Pianta. Benissimo. Lo pieghiamo, ovviamente dovremmo andare a vedere l'orientamento delle gemme, facciamo in modo che crescano queste superiori, quelle inferiori il prossimo periodo le gemmiamo, quindi le accecchiamo per non far uscire dei tralci da sotto e dargli una curvatura. Qui si lega. Vi lascio anche il link di questo in descrizione, se mai vi dovesse servire. Lo pieghiamo così e via. Possiamo dargli anche una legatina qui, ma è ben fatto. E da qui la pianta rimarrà così, no? Molto bella, molto pulita. E poi gli passiamo un pochettino di mastice nel traccio, nella ferita. Un pochettino, una spatolina e via. E la pianta in questo modo è completa. Quindi questo è appunto la parte, diciamo, conclusiva di questo video. C'è ancora tanto lavoro da fare. Prima di tutto ringraziamo il proprietario che ci ha permesso di fare questo video dimostrativo. E ovviamente vi invito a non fare dei commenti troppo critici, ma non per altro, perché questa qui è un'interpretazione della trasformazione di questo vigneto. Come ho detto, la necessità sia di sollevarlo, ma soprattutto di dare una nuova vita a queste piante, che sono state un po' maltrattate negli anni, ma non per inesperienza, ma perché c'era un'idea diversa negli anni. Ora stiamo andando verso una direzione conservativa, in un certo modo di seguire il flusso della pianta, e vogliamo trasformarla in questo modo. Sicuramente negli anni monitoriamo questa trasformazione e vedremo il risultato finale. Quindi per ora vi ringrazio, vi invito a iscrivervi, a lasciare un like, sembro proprio uno youtuber in questo caso, e buona visione per gli altri video.